Grazie Presidente. Io credo senza nessuna intenzione polemica, assolutamente, di poter dire che il Governo, per quanto riguarda le sue azioni in ambito del sistema bancario e finanziario in generale, abbia dato senz'altro la peggiore prova di sé nel suo mandato. Sono stati attuati dei decreti in fila con un tempismo assolutamente sbagliato, visto che parliamo di, siamo reduci dal Festival di Sanremo, direi che non basta prendere la nota giusta. Bisogna anche scegliere il tempo giusto, anzi forse è meglio sbagliare la nota piuttosto che sbagliare il tempo. Il tempismo del governo è stato assolutamente sbagliato e si è ripetuto con una frequenza preoccupante che ci indica un'assoluta superficialità e incapacità di valutare i rischi sistemici di quanto andava a decidere, che è iniziata dal decreto legge sulle banche popolari, che ha degli effetti ancora tutti da valutare e tutti da vedere nel loro esito finale, che speriamo non sia drammatico, ad esempio per quanto riguarda le due popolari venete. Per poi continuare con un recepimento abbastanza acritico e frettoloso della direttiva europea del BRRD, che sì di più di un anno fa, di un anno e mezzo fa, ma che trae origine addirittura da più di 2 anni e mezzo fa, ancora con la crisi bancaria di Cipro del giugno 2013. Come sempre si recepiscono queste direttive, probabilmente non valutandone appieno la loro portata e sicuramente sottovalutandone le conseguenze che avrebbero avuto a livello sistemico sul nostro sistema bancario e finanziario. Questo si è visto anche, ad esempio, con il famoso decreto salvabanche, che ha avuto degli effetti anche su altre situazioni di crisi bancarie. Voglio ricordare, a mo' di esempio, ma perché lo conosco direttamente, ma ce ne saranno senz'altro altri, e la crisi, dei titoli bancari è anche conseguenza di questo modo di agire del governo. Si è avuto, ad esempio, nella Popolare Vicentina, la quale già alle prese con una crisi e con una difficile trasformazione in SPA e successiva probabile quotazione in borsa, ha visto, a seguito proprio del decreto sul salvabanche, quello che ha riguardato Cari Chieti, Cari Ferrara, Banca Marche e Banca Popolare dell'Etruria, una fuga di depositanti spaventati dalle possibili ripercussioni che si avrebbero avute anche sulla loro banca di quasi 9 miliardi. Dunque, una corsa agli sportelli che non è stata vista perché fisicamente non è avvenuta, ma che c'è stata nella realtà e che ha messo ancor più nelle difficoltà una banca alle prese con la sua forse più difficile crisi della sua storia. Del resto questi elementi non sono evidenziati solo da noi, forza dell'opposizione, ma sono stati evidenziati ad esempio da Carmelo Barbagallo in un'audizione il 9 dicembre scorso alla Camera, qui in Commissione Finanze, il quale chiedeva, appunto valutandone i possibili effetti negativi di queste decisioni, lo spostamento almeno al 2018 del recepimento delle norme sul bail-in e la previsione di far entrare nel rischio di perdita del capitale solo le obbligazioni che sarebbero state sottoscritte successivamente con una particolare clausola che ne attestasse la consapevolezza da parte del risparmiatore. Questi avvertimenti non sono stati recepiti per nulla ed è tornato sull'argomento una volta avvenuto appunto l'approvazione dei due decreti. Anche il governatore della Banca d'Italia, Visco, Ignazio Visco, il quale sottolineava, fra l'altro, cosa che non è stata tenuta in nessun conto dall'attuale governo, come il nostro sistema bancario sia, sì, da un certo punto di vista solido, ma che ha anche al suo interno delle peculiarità, fra le quali c'è la grande massa di titoli obbligazionari bancari sottoscritti dagli investitori privati, quelli non professionali, sia per effetto di un particolare vantaggio fiscale che veniva accordato a quest'ultimi, sia per, diciamo, la generale credenza o
aspetto, diciamo, culturale da parte dei nostri risparmiatori, che credevano, che avevano piena fiducia nelle banche, le consideravano assolutamente esenti da rischi del fallimento e quindi sottoscrivevano con una certa frequenza questo tipo di obbligazioni. Sistema bancario che da una parte si può dire solido, ma da altre, come è stato evidenziato anche dal mio collega precedente, presenta delle criticità notevoli che si sono poi evidenziate in queste ultime settimane, in cui il nostro sistema bancario quotato in borsa ha perso molto di più di quanto abbiano perso mediamente gli altri istituti bancari di altri paesi europei. Abbiamo ad esempio un insieme di sofferenze, senza considerare gli NPL che superano i 300 miliardi di euro, parliamo solo di sofferenze di circa 200 miliardi di euro, in crescita vertiginosa, erano 85 miliardi prima all'inizio della crisi, e questo valgono circa un 17%, un po' meno del 17% del totale dei crediti detenuti dalle banche, e oltre un 17% del PIL del Paese. Per fare un raffronto con le altre banche europee, mediamente questi titoli deteriorati valgono un 5% medio europeo, in Germania un 3%, e a livello di PIL in Germania siamo anche a livello del 3%. Dunque, fatte queste considerazioni e visti anche gli effetti che ha avuto il famoso decreto salvabanche sui risparmiatori ignari, perché non si può dire che fossero consapevoli dei rischi che andavano a correre, avendo visto la superficialità con cui non solo il governo non ha recepito le richieste che venivano da più parti politiche e anche da organi istituzionali di spostare nel tempo, almeno al 2018, il recepimento del bail-in, dei meccanismi del bail-in per la salvaguardia del sistema bancario, ha addirittura anticipato in parte questo meccanismo, facendo un blitz notturno sostanzialmente, grazie al quale i risparmiatori dal venerdì si sono trovati al lunedì completamente derubati dei loro risparmi di una vita. Risparmi che molto spesso danno addirittura il senso di una vita, perché si vive, si ci sacrifica in funzione di un piccolo capitale che può servire per le cure mediche, può servire per far studiare i figli, e si sono trovati completamente azzerati e quindi privati di questo risparmio che è anche senso della loro esistenza. Per questo noi chiediamo che il Governo si impegni ad assumere in sede europea tutte le iniziative necessarie fino ad addivenire a una revisione della direttiva 2014-59, quella del BRRD, in modo da escludere i depositi di qualsiasi entità e gli obbligazionisti junior e senior, qualsiasi tipo di obbligazionisti, da qualsiasi procedura di fallimento o risoluzione di istituti di credito e bancari. A rivedere il recepimento della disciplina del bail-in e a valutare validi strumenti alternativi che garantiscano comunque la stabilità patrimoniale delle banche. E a rivedere altresì la legge 208-2015 relativamente sia alle dotazioni, che sono assolutamente insufficienti, quei 100 milioni messi nel fondo per ristorare i risparmiatori defraudati dei loro risparmi, e sia le modalità di ristoro di questi risparmiatori, in particolare garantendo nel più breve tempo possibile il completo ristoro di tutti gli investitori, in tempi certi quindi e breve, ad aumentare, come detto, la dotazione del fondo, e a prevedere in luogo dell'arbitrato un diverso procedimento per l'erogazione delle prestazioni. Sì, questo perché coinvolgere e cercare in modo anticipato le responsabilità eventuali degli amministratori e subordinarle poi al pagamento di questi risparmi creerebbe delle lungaggini e delle incertezze assolutamente non accettabili dal nostro punto di vista. Grazie.